ritrovati all'ultima edizione della mattina del TG Flash di New Sicilia. Provvedimento di sequestro di beni per un valore complessivo di circa 800.000 euro a carico del bagherese Nicolò Testa. Quest'ultimo era stato arrestato nel 2015 grazie all'operazione Pantarei con l'accusa di aver retto la famiglia mafiosa di Bagheria e in particolare per essere stato un punto di riferimento per l'imposizione delle estorsioni nell'area di influenze. Aveva riportato una condanna di primo e secondo grado a 13 anni e 6 mesi di reclusione. Per 6 province su 9 la qualità della vita è migliorata nell'ultimo anno, ma la Sicilia rimane comunque in fondo alla classifica annuale stilata dal Sole 24 Ore. Si va dall'85° posto di Ragusa, la prima tra le siciliane, alla 105° posizione di Caltanissetta, la peggiore e terz'ultima in Italia. Trapani è la provincia più virtuosa, migliorando di 12 posizioni, cresce di 11 invece Catania, che si trova al 91° posto. Messina e Siracusa entrambe salgono in classifica di 8 posizioni, Palermo cresce di 7 punti, piazzandosi all'80° posto. Ragusa 85°, peggiorano le altre, Enna perde 8 posizioni, meno 2 per Agrigento e Caltanissetta. Non si era rassegnata alla fine della storia d'amore con il suo ex, così una donna di 40 anni è stata arrestata dai carabinieri di Siracusa. Un raro caso di stalking al contrario, quando l'uomo ha deciso di porre fine alla relazione, la donna non si è rassegnata e ha iniziato a perseguitarlo con i comportamenti tipici della stalker. Le chiamate e i messaggi arrivavano a qualsiasi ora del giorno e della notte, la donna si presentava senza preavviso sotto l'abitazione della vittima o sul luogo di lavoro per minacciarlo in alcune circostanze, aggredendolo anche fisicamente. Hanno rubato un mezzo agricolo di proprietà del comune di Mazara del Vallo per sradicare la cassa di una stazione di rifornimento di carburante in contrada Triglia Scaletta, Petrosino. È successo la scorsa notte, ignoti hanno prelevato il mezzo dal centro comunale di raccolta ed è stato ritrovato nelle campagne marsalesi dalla polizia, che è risalita dalla targa alla proprietà comunale. Pare che il mezzo al momento del furto fosse privo di batterie e che proprio ai malviventi, prima di portarlo via, ve ne abbiano montata una, pare rubata poco prima a Petrosino. Sulla vicenda indaga la polizia. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna nel pomeriggio alle ore 16. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.